Bisogna mettersi l'elmetto. È necessario, è obbligatorio mettersi l'elmetto e partire per andare in guerra, perché sicuramente oggi sarà complicato, no? Parlare della prima Juventus di Thiago Motta. La prima Juve di Thiago Motta è una sconfitta per 3-0 contro una squadra della Serie B tedesca. Ok, l'abbiamo detto, fa meno male, adesso ho detto ad alta voce. Io però, prima di iniziare a parlare di quello che abbiamo visto, che è stato qualcosa di brutto, perché oggettivamente la Juve sia nel primo tempo che nel secondo è andata molto male, voglio cercare di portarvi un ragionamento che spero possa essere quanto più condiviso possibile. Vi porto in esame due amichevoli estive, le prime due amichevoli estive della prima e dell'ultima Juventus di Allegri. L'ultima Juve di Allegri, l'anno scorso, vince 3-1 la prima amichevole con Real Madrid. La stagione non è entusiasmante. La prima Juve di Allegri in assoluto, invece, che termina con la finale di Champions a Berlino, dove la Juventus arriva addirittura a sfiorare un miracoloso triplete, inizia con una sconfitta in un amichevole contro il Lucento. Del mister Gatta. Quindi non è sicuramente una squadra irresistibile. Quindi spero che si possa partire tutti dal presupposto che le amichevoli estive, a maggior ragione la prima amichevole estiva, con ancora le gambe imballate, con ancora la preparazione sulle gambe e contro una squadra che sì, è di Serie B, ma la prossima settimana inizierà il campionato, possano essere valutate come partite che contano fino a un certo punto. Io spero che non ci sia davvero della gente che va già a pesare questa prima partita pensando che sia la cartina di tornasole della stagione di Juventus. Poi magari lo sarà. Io mi auguro ovviamente di no, però magari lo sarà. Però io credo che sia abbastanza normale parlare di questa cosa prima di tutto. Poi, il primo tempo è stato pessimo, veramente disastroso. Io ho visto una squadra molto imballata sicuramente, in cui ho visto Thuram, il giocatore che più di tutti era fuori dal giro. Veramente Thuram è quello che ha fatto secondo me più fatica di tutti. Un giocatore che ci sta, ha una struttura fisica importante e dovrà cercare anche di smaltire un po' questa fatica di questi giorni di preparazione tedesca. Però ho visto una formazione anche farcita di tanti ragazzi del Next Gen che hanno fatto discretamente fatica. Ora non ho ancora deciso come sarà il video delle valutazioni dei calciatori, quindi quelle che possiamo chiamare pagelle. Immagino che sarà un io che leggo la formazione, leggo ogni calciatore e dico due parole su ognuno, quindi domani andiamo a fare questo tipo di discorso, domani mattina presto, così poi parliamo anche di calciomercato, perché sicuramente ci sono delle novità, tra cui Sulé, che era lì ma non ha giocato perché è imminente il suo trasferimento alla Roma. Però tanti giocatori della Next Gen che hanno fatto molta molta fatica, con la Juventus che nel primo tempo è stata anche molto vittima del palleggio del Norimberga, una Juventus molto rintanata nella sua metà campo che difficilmente riusciva anche a breccare e cercare di recuperare il pallone. Difficoltà sul gol dell'1-0, dove loro ci hanno infilato con degli anticipi a centrocampo anche banali, elementari, dove Locatelli e Barbieri si sono fatti infilare e Thiago Jalò non ha avuto il coraggio di intervenire al centro dell'area. Mi ha ricordato un pochettino Bremer che va titubante contro l'Inter nella giornata di andata dell'anno scorso, lo ricorderete, su Thuram mi pare, dove entrando magari in anticipo sarebbe stato più efficace, invece poi è arrivato il gol di Lautaro Martinez, se non erro. Primo tempo difficile, dove secondo me si mettono in evidenza soprattutto Miretti e Asa, in particolar modo Asa è stato un giocatore secondo me molto molto pimpante, mi è piaciuto come approccio. Al termine del primo tempo, dove l'Juventus comunque ha ballato, ha rischiato anche di prendere altri gol, dove ci sono state delle conclusioni alla porta di Gregorio, per fortuna conclusioni centrali ribattute da nostro estremo difensore, la Juventus nell'intervallo cambia tutti gli effettivi, ci sono 11 cambi, quindi una formazione del primo e una formazione del secondo. La formazione del secondo è una formazione più efficace, è una formazione che vede più titolari, comunque con un mix di giocatori come per esempio Savona, che secondo me non ha giocato nemmeno malissimo, come Hastic, che avevo curiosità di vedere, e quindi come Mangulà,
che sulla sinistra un paio di spunti gli ha regalati, però sicuramente la formazione del secondo tempo è stata una formazione più concreta. Tant'è che la Juventus, secondo me, parte bene i primi 10 minuti del secondo tempo, riesce a creare, riesce ad arrivare alla conclusione. Ci sono stati degli errori, anche banali. I primi 25 secondi proprio del primo tempo erano già stati un presagio di semifollia della Juve, come nel secondo tempo, quando Cambiaso regala, per dire, un pallone a campo aperto, Gatti ne regala un altro. Ci sono tantissime cose da sistemare. Sicuramente c'è tantissimo lavoro da fare, siamo sembrati iper disorganizzati, quindi non so a che punto è la preparazione, se ci si è concentrati tanto sull'aspetto fisico, tanto sull'aspetto tattico, poco su uno, poco sull'altro. Immagino in questo momento tanto sul fisico, medio sul tattico, vediamo, ma la disorganizzazione secondo me è stata abbastanza evidente nella partita di oggi. Nel secondo tempo però la Juventus è sicuramente stata un po' più impattante dal punto di vista delle occasioni, anche se non ci sono state occasioni colossali, fino a quando non arriviamo a uno spunto di Weah su una giocata ripetuta di Azic lì sulla destra. Weah entra in area di rigore e si procura il calcio di rigore. Dal dischetto Dusan Vlahovic, capitano della Juventus nel secondo tempo dopo aver ereditato la fascia da Locatelli nel primo, e becca il palo. Il risultato rimane sull'1-0 per il Norimberga, e qui la Juventus impazzisce completamente, perché non c'è un altro modo di descrivere questa gara, non c'è un altro modo di sottolineare quella che è stata la reazione della Juve nel secondo tempo, perché dopo il rigore sbagliato da Vlahovic la Juve si è veramente buttata al 100% all'arrembaggio e non si è minimamente curata né delle marcature preventive o di lasciare magari qualche giocatore in difesa sugli anticipi. No, è andata dritta diretta, tant'è che c'è anche l'occasione per il raddoppio del Norimberga di Miroslav Klose, con una palla che sembrava essere stata parata da Perini in prima battuta, poi il replay evidenzia come ci sia stata palesemente una parata di braccio di Weah, che sarebbe stato rigore più espulsione per il nostro esterno, quindi è stata anche un'occasione fortuita per la Juve, fortuita mica tanto, perché poi nel giro di pochi minuti altri 2 gol del Norimberga sono stati messi a tabellino, a referto, e quindi la Juventus di Agomotta parte con un sonoro, rotondo, pesante e rumorosissimo 3-0. Io da qui voglio prendermi le cose positive, lasciando da parte il non c'erano tutti i giocatori, loro erano più avanti, noi la formazione maneggiata nel primo, noi siamo imballati, eccetera eccetera, però una bella sberla per farci capire che non sarà facile, perché ce la meritiamo, una bella sberla in faccia, mano aperta, di quelle che senti, per farci capire che comunque il lavoro e il sudore sono l'unica strada percorribile. Non c'è niente di regalato, non c'è una scorciatoia, non c'è una formula magica, bisogna ricominciare ad essere una squadra di calcio. E oggi abbiamo dimostrato di non esserlo. Si può solo migliorare. Questo è l'insegnamento e la piccola morale che mi porto a casa, perché fare peggio di oggi oggettivamente credo che sia complicato. La prestazione della Juventus di oggi è stata una prestazione palesemente insufficiente, prestazione e soprattutto risultato. Quindi oggi cerchiamo di portarci a casa queste cose qui, oltre al fatto di aver visto una girandola di ragazzi, qualcuno più interessante, qualcuno meno, qualcuno in difficoltà. Sekulov, che non vedevamo dall'errore con la Lazio, non c'era mancato, e come prima punta secondo me non ha chissà quale tipo di futuro, però la Juventus oggi è un cantiere aperto, l'abbiamo già ribadito, ripetuto 1000 volte, e secondo me dalla partita di oggi si capisce anche che la Juventus avrà ancora bisogno di essere rimaneggiata sul mercato, perché tanti giocatori usciranno, tanti giocatori sono usciti, ancora pochi ne sono entrati, alcuni sono ancora in ferie. Questa non è la Juventus. Come dicevo in apertura, le amichevoli, la prima amichevole dell'anno, non ci racconta, non ci fa prevedere come vanno le stagioni. Chiedere alla prima Juve di Allegri e all'ultima Juve di Allegri, poi magari succederà, ma sicuramente non è una cartina tornasole, non è un indicatore, nemmeno un termometro di quello che sarà. Le prime amichevoli non riescono a prevedere il futuro, ed è bello così, non è neanche calcio d'agosto, è calcio di luglio. Quando Juventus Como, se Juventus Como ci saranno delle difficoltà, allora lì sì che mi arrabbierò, e abbastanza, perché queste sono delle sgambate che devono permetterci di arrivare belli, freschi, allenati a quella che sarà la prima partita ufficiale. I primi 3 punti da iniziare a buttare all'interno di una classifica che dovrà vedere la Juventus sicuramente lottare per le prime posizioni.
perché per la Juve quello è sempre l'obiettivo, cercare di arrivare sempre più in alto, quanto più vicino possibile al primo posto. Ciao a tutti ragazzi, e anche oggi nella difficoltà, nel momento più difficile appena iniziata la stagione, forza Juve, e non dimentichiamocelo mai.